Salve a tutti ragazzi, bentornati su Farming Simulator 19. Oggi siamo sulla New Felsburn. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, supportatemi ragazzi, iscrivetevi se non siete già iscritti e lasciate sempre un bel pollicione all'insù. Allora ragazzi, qua sto continuando ancora a tringiare il mais e si va avanti. E allora, l'ultimo gameplay ragazzi, abbiamo venduto tutti i cavalli ragazzi, abbiamo fatto una montagna di soldi, come potete vedere abbiamo 609.000 euro. E adesso con questi soldi cosa si fa? Li dovremo cercare di investire. Vediamo un po' un attimino cosa ci può servire. Io stavo pensando di comprare un'altra stalla, cioè la stalla delle pecore. E quindi oggi ci andremo a comprare la stalla delle pecore e le sistemiamo un pochino. Allora, mo qua scarichiamo un attimino la trebbia, raga, così poi ci mettiamo l'operaio qua a fare il lavoro. Troppo, raga, non riesco a andare un po' avanti, c'ho poco tempo, raga, purtroppo non riesco a portarmi un po' avanti. In questo modo già so un paio di episodi che sto a tringiare sto mais, purtroppo ragazzi così è. E niente, dai, ok, scarichiamo. Allora, dove stai, ecco lì il nostro Kubota ragazzi. Penso che questo qua l'abbiamo noleggiato, raga, quindi penso che adesso ce lo andremo poi a comprare. Entrerà a far parte della nostra azienda. Tanto scarichiamo qua il big cargo. Comunque io così mi ci trovo veramente bene ragazzi, a tringiare. Posso mettere l'operaio un po' fa da solo, oppure puoi tringiare io stesso, cioè mi metto a tringiare e non devo mettermi per forza sul trattore con il rimorchio della, per seguire la trincia. Quindi io mi ci trovo benissimo. Ok, allora andando qua mettiamoci l'operaietto, vai. Okay. Scendiamo, opla, ora ce l'andiamo a scaricare, così ce l'abbiamo. Poi con questa pula ragazzi naturalmente ci faremo l'insilato, che poi vediamo se comprare il biogas. Penso a questo punto, visto che abbiamo i soldi, possiamo anche comprare il biogas, così ce lo paga sicuramente di più l'insilato. E poi naturalmente vorrei comprare anche le mucchette. Allora, scarichiamo. Lasci un sacco di insilato, raga, un sacco di pula. Ecco qua. Scariché. Ho finito poi ragazzi al 21, stavo raccogliendo i girasoli, l'ho raccolti tutti, era rimasta una stricetta, l'ho fatta prima di iniziare il video raga, e tutto il raccolto, insomma, tutti i girasoli che ho fatto se li sono pappati tutti i maiali raga. Ci sono andati, aspetta, quando ho fatti di litri, vediamo un po' un attimo, fatto 27.000 litri e se li sono presi tutti i maiali, i girasoli, guardate, ne vogliono ancora tantissimo ancora, quindi penso di rimetterci là qualcosa per i maiali. Questo non so perché si è fermato, non riesco a capire il motivo,
perché fa queste cose, non riesce più ad andare avanti. Cioè, fa una passata e finisce. Guarda, e anda dritto. Ok, allora, questo è il trattore che abbiamo preso l'altra volta, ragazzi. Deutz. Questo mo lo mandiamo. Questo lo mandiamo ai cavalli, se non sbaglio, sì. No, quanto cacchio vai, devi andare di là. Ecco, e dobbiamo ricomprare pure i cavalli, ragazzi, perché bisogna un attimino, dobbiamo sempre averli, insomma. Allora, vediamo un po' un attimino qua la situation, eccolo qua, ship costa 223.000 euro, non ce l'andiamo a comprare, ragazzi. Ecco qua, perfetto. Allora, questa è la stalla delle pecore. Qua sicuramente si spawnerà la lana, penso. Qua abbiamo pure un paio di pallet. Ok, qua si darà l'acqua forse e di qua da mangiare. Mo non so se è il contrario, no, penso qua da mangiare, sì. Allora, andiamocele a caricare, andiamo un buon attimino. Andiamo un attimo, però aspetta, la situazione cambia, vediamo un po' che dobbiamo fare qua. Allora, il 21 quindi è da... Che bisogna farci? Si può seminare. Allora, qua abbiamo detto ci mettiamo il... Ci mettiamo il miglio. Così lo diamo ai... ai maiali, insomma. Qua ci abbiamo l'avena seminata. Così andiamo un po' avanti pure con i campi. Ok. Ok, vai. E noi ci prendiamo questo qua, il samento, e ci andiamo ad attaccare il rimorchietto per caricare le pecore. Vediamo un po'. Questo qua. Questo qui. Speriamo che questo, penso che le carica le pecore, o no? Vediamo un po'. Dove stai? Dove stai? Sì, 10 pecore. Allora, ora lo mandiamo al mercante di bestiame. Vai, così. Poi che ci abbiamo da fare? Gli altri campi, vediamo un po' un attimino. Allora, beh, questo poi sarà da arare. Questo è seminato, c'è il frumento al 18, il 19 è da seminare anche questo. Ok, dai, questo si è rifermato sicuro, la trebbia. Ah, è piena. Ok, quindi dobbiamo andare a scaricare. Scarichiamo, poi ci andiamo a preparare, già a portare l'acqua alla stalla delle pecore, intanto, fra
frattempo che il nostro operaio è andato a prendere le pecore. Allora, vediamo se è arrivato. Dove cacchio sta andando questo? Perché è andato qua alle galline questo? No, vabbè. Fatte fermo, non so il motivo, eh. Cioè, ho detto al mercante, è andato alle galline, vabbè. Si fanno sempre come ci pare. Allora, prendiamo le pecore, tutte quelle che ci vanno. Ok, perfetto. Allora, questa è l'entrata, vediamo un po' un attimino. Allora, qua dobbiamo registrare il percorso, raga. Allora, facciamo così. Adesso non iniziamo, ok, perfetto. Allora, registriamo. Vediamo. Ok, stoppa, mettiamoci pecore, ok, creiamo posto. Allora, scarichiamole. Vai. Eccole qua le nostre belle pecorelle, ragazzi. E poi tutto questo terreno qua, ragazzi, ce lo possiamo falciare. Quindi qua ci possiamo fare pure l'erba, raga. Allora, per il momento questo qua, poggiamocelo un attimino qua. Che mo ci andiamo a prendere l'acqua, andiamo un attimino
Ma il debito, ah, debito abbiamo pure un po' di debitino, quindi possiamo pure restituire, visto che ce l'abbiamo i soldi. Ok, perfetto. Andiamo a prendere l'acqua e poi ci prendiamo pure un paio di balle. Poi dobbiamo urgentemente, raga, fa un po' di finagione perché stiamo a corto proprio di balle, quindi urgentissimo, quindi casomai, raga, la prossima volta ci facciamo quell'erba là dentro le pecore. Compriamo due belle falciatrici come si deve, ce le andiamo a falciare. Poi faccio un altro viaggio, raga, perché 10 pecore sono un po' pochino, almeno un altro viaggio, almeno abbiamo una ventina di pecore. Allora, qua ci va là. Sicuramente da mangiare. Oh, ci è accaduto una pecora. Sì, qua l'acqua. Allora, vediamo un po' da mangiare. Che vogliono queste? Allora, vogliono l'alfalfa. Ok, quelle ce abbiamo, le balle di alfalfa ce l'abbiamo. Oppure vogliono il fieno o il fieno di alfalfa, insilato pula, frumento, orzo triticale, miglio, barbabietola da zucchero e carote. Quindi, vabbè, per il momento abbiamo solo alfalfa, raga, quindi non è che possiamo scegliere. Quindi andiamo a prendere un paio di ballette, penso che ci bastano, avanzano. Ma il problema qua qual è? Ce l'ho io il caricatore frontale, non me lo ricordo sinceramente. Ce lo dovrei avere, però andiamo un attimino. Abbiamo qua in farm. Allora, questo lo possiamo rilasciare qua, i maialozzi. Questi vogliono pure l'acqua, secondo me. Eh sì, volevano la frega d'acqua. Vabbè, andiamo un po' al caricatore frontale dove l'ho messo, se ce l'ho. Teoria qua non c'è. Allora, forse quello là l'ho messo a questo, giusto? Sì. Ok, vabbè, andiamo. Ci andiamo come un altro, raga. Vediamo c'è un altro di questi qua. Ci compriamo un'altra di queste della CSZ. Eccole qua. Della domanda automatico, ok. Dove stai? Dove sei? L'ultimo. Allora, andiamo al negozio, prendiamoci sto caricatore frontale e ci andiamo a prendere queste ballette per queste pecore. E possiamo poi anche concludere, ragazzi, per oggi. Quindi oggi, raga, abbiamo comprato le pecore. E piano piano stiamo andando pure con la lavorazione dei campi, che poi dobbiamo vedere poi che seminare, abbiamo in base agli animali, ma urgentemente, raga, dobbiamo fare fienagione, fienagione. Quindi prossimo episodio di questa mappa, ragazzi, aspettatevi la fienagione. Noi andiamo in farm, ci andiamo a caricare queste balle qua. Che rottura di balle! È proprio una rottura di balle. Noi ci andiamo a caricare. Casomai qua, raga, ci metteremo una bella tettoia qua vicino alla stalla delle pecore, dove ci possiamo
mette, insomma, possiamo stoccare le balle, insomma, un po' di balle per le pecore. Dove cacchio stanno? Ah, sono qua dietro. Vedete? Sono rimaste poche poche. Una miseria, questo fienile deve essere pieno. Vediamo un po' se riusciamo a prenderle sopra. Vabbè, uguale, dai. Eccoci qua, vai. Ok, dai, vabbè, una ce n'è andata. Se ricarichiamo, che poi ragazzi, ce lo metto il capanno, però qua pure qua dentro le possiamo stoccare o no? Quando qua dentro c'è dopo, possiamo pure mettere qua un po' di ballette, vedete? Perfetto, sì, eh sì ragazzi, sì. Vabbè ragazzi, spero vi sia piaciuto il gameplay, mi raccomando iscrivetevi al canale, supportatemi, lasciate sempre un bel pollicione all'insù. E vabbè, come al solito vi ringrazio, grazie a tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao!